Ok, ciao a tutti, benvenuti a CMS. Mi Ciao. conoscete, io sono Francesca Cavallari e lavoro nel gruppo da tanti anni che sono in CMS, precisamente dal 96. E io sono Claudio, dottorando, e sono qui per un anno da Civil Fellow in associazione con CMS. Allora, vi stiamo trasmettendo dalla sala di controllo di CMS. Come sapete, l'LHC è un cerchio di 27 chilometri. Adesso Zoltan ci fa vedere la foto, ok? E che potete vedere adesso. Praticamente, se pensate al raccordo anulare di Roma, il raccordo anulare di Roma fa circa 90-100 chilometri. E 27 chilometri di cerchio potrebbe comprendere una città della grandezza di Firenze, diciamo. Il laboratorio del CERN è situato dalla parte dove c'è Atlas, dove c'è il mouse lì che vedete adesso, mentre invece CMS è dalla parte opposta dell'anello. Ok? Per andare da Atlas a CMS in macchina ci vogliono circa 20 minuti, ok? Più o meno. Lì in fondo potete vedere l'aeroporto di Ginevra dove c'è scritto LHCb, c'è la pista dell'aeroporto. Questo vi dà più o meno la dimensione dell'anello. Ok? Quindi noi ci troviamo adesso nella sala di controllo di CMS, dalla parte di qua, che sta in Francia. Ok. Oh, sorry. You need it back? Vi facciamo vedere prima di tutto la sala di controllo di CMS. Che è alle nostre Che spalle in alle questo nostre momento, quindi spalle. mi sposto. Ok, normalmente qui nella sala di controllo abbiamo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre 5 persone quando c'è la presa dati. Una persona è il capo della presa dati ed è responsabile sia della sicurezza del personale, sia della sicurezza dell'esperimento, sia della qualità della presa dati. Poi c'è una seconda persona che si occupa degli aspetti tecnici, tipo accendere e spegnere il detector, fare entrare e uscire le persone dalla caverna. E qui vedete gli schermi che sorveglia questa persona, si chiama il technical shifter. E Esatto, Claudio e ha che fatto di cui uno dei molte volte. possibili technical shifter sono io. E come vedete da questa postazione si possono vedere diversi pannelli. In alto le telecamere che controllano gli angoli di CMS e i pannelli che riguardano la sicurezza e le performance e diciamo lo status del detector. Quello che vedete sullo fondo è il DSS panel, che appunto è un pannello che ci dà una visuale immediata di molti dei sistemi e dei principali sistemi del detector con il relativo stato, se è acceso e funzionante o se è spento o se è in errore. Da questo pannello inoltre si possono anche azionare i principali sistemi di sicurezza, quali per esempio il sistema antincendio che permette di spegnere le fiamme nella control room o nella caverna in caso di possibili incendi. Ok, più in qua abbiamo la postazione degli altri shifter, cioè delle altre persone che sono in turno. Intanto c'è un duck shifter che si siede normalmente qui alla mia destra, è la persona che fa partire la presa dati, il Data Acquisition System. Okay? È responsabile quindi di controllare che la presa dati proceda senza errori e se succede un errore, immediatamente si deve occupare di capire qual è il problema e risolverlo. Qui alla mia destra abbiamo ancora qualche schermo che potete vedere in questo momento, dove sono mostrati gli eventi che vengono presi via via da CMS online. Man mano che li prendiamo vengono mostrati. Qualora non ci sia la presa dati, come in questo momento, si mostrano o degli eventi vecchi oppure dei raggi cosmici, per esempio, se vengono presi degli eventi di raggi cosmici. Ok? Poi più in qua ancora, ecco qui vedete uno
degli eventi vuoti, praticamente. Solo rumore. Ok. Un po' ancora abbiamo la postazione del trigger, che è proprio dove siamo seduti noi. E il trigger si occupa di praticamente scrivere gli eventi. Come funziona? Allora, un evento DCMS occupa circa 1 MB, diciamo come le foto sul nostro telefonino, più o meno, circa 1 MB. E noi prendiamo 40 milioni di foto al secondo, quindi sarebbero 40 milioni di megabyte da scrivere. Non c'è nessun computer al mondo che è in grado di scrivere tutti questi dati tutti insieme, quindi dobbiamo fare come facciamo sul telefonino, dobbiamo scegliere le foto belle da quelle brutte. E questo Esatto. sistema si chiama il trigger. Quindi il trigger sceglie le foto dove ci sono particelle interessanti e le altre le butta via. Ci sono due livelli di trigger. Il primo livello seleziona da 40 milioni di foto al secondo a 100.000, quindi lavora a 100 kHz. Okay? E questo trigger funziona veramente durante la presa dati. Se scartiamo le foto belle, abbiamo perso, quindi deve funzionare perfettamente. Quindi ci vuole una persona per sorvegliare la qualità, del trigger. Naturalmente all'inizio del fill, cioè quando l'LHC inserisce le particelle nell'acceleratore, avremo una luminosità molto alta, quindi molte più foto interessanti. E quindi il trigger, deve buttare via più foto. Ma andando avanti col tempo la luminosità scende, il numero delle foto interessanti scende, quindi possiamo salvare anche quelle magari così così, no? Che hanno magari elettroni o muoni di più bassa energia, eccetera, eccetera. Esatto. E quindi man mano durante la presa dati, nelle 10 o 12 ore di un fill, dobbiamo cambiare l'algoritmo. Inseriscono i cosiddetti trigger scouting che appunto abbassano le soglie di richieste a diciamo un qualsiasi oggetto che può triggerare l'evento e quindi in questa maniera quando le collisioni diventano minori, si possono comunque raccogliere la stessa quantità di dati perché abbassando le soglie di trigger ne scartiamo di meno. Questa invece è l'altra parte della control room di CMS che è dedicata a tutti questi schermi che vedete. Ognuno di questi è dedicato a un particolare subdetector. Abbiamo CMS, come molti di voi sapranno, è composto da diversi strati di sottorivelatori e ognuno di questi deve essere chiaramente costantemente monitorato. Per esempio, ecco, vedete, stanno inquadrando gli schermi di Hecal, che è probabilmente il subdetector alla quale direttamente molti di voi conoscono. E questo è solo appunto uno di tutte le componenti di CMS e grazie a questi schermi si possono controllare indipendentemente tutte quante. Allora, quando noi per esempio dobbiamo fare delle calibrazioni di Ecal, la persona che si occupa di Ecal per quella settimana verrà in control room e si siederà al tavolo di Esatto. Ecal per fare le calibrazioni. Adesso andiamo giù nella caverna. Quindi qui sulla destra potete vedere una carta del mondo e sono segnati tutti i paesi in cui ci sono istituti che fanno parte di CMS. E gli orologi sul soffitto ci fanno vedere l'ora che è in tutti i paesi dove c'è almeno un istituto di CMS. Okay, sulla sinistra invece c'è una foto con tutte le persone di CMS. Ok, adesso entriamo con il sistema di accesso. Per entrare bisogna prima scannare il proprio badge, Proprio dosimetro lo vedete anche. qui Sì. sul lettore del badge. Dentro ci sta diciamo la foto dei nostri occhi, lo scan dell'iride.
Si entra dentro la porta alle nostre spalle si chiude. A questo punto dobbiamo fare il controllo degli occhi. La macchinetta guarda i nostri occhi e controlla se sono uguali diciamo, a quello che c'è scritto dentro al nostro badge. Conferma la nostra identità, conferma quindi che siamo abilitati ad entrare e registra che siamo entrati. Ecco, Noemi in questo momento sta proprio facendo lo scan dell'iride. Ok. E adesso si va nella sala dove c'è l'ascensore per scendere giù a 100 metri di profondità. Per scendere giù bisogna avere in testa il casco. Come vedete adesso Noemi e Mohamed che stanno scendendo giù hanno in testa il casco. Bisogna avere il badge Scarpe di sicurezza. naturalmente e le scarpe di sicurezza, come c'ha Claudio in Esatto. questo momento. Esatto. Sì, non si sa mai, quindi in control room vengo sempre con le scarpe di sicurezza nel caso si debba scendere. Ok, adesso si entra dentro l'ascensore e l'ascensore ha tre livelli sottoterra e uno sopra, quindi ci sono quattro pulsanti, uno zero è il livello terra, diciamo, e poi ci sono meno uno, meno due e meno tre, che sono tre piani che sono tutti e tre sottoterra e diciamo sono in fondo alla caverna, a metà della caverna e in alto alla caverna. E sono approssimativamente 100 metri, di profondità. Adesso hanno schiacciato il pulsante e vedete che l'ascensore fa vedere meno 50, meno 60 e così via. E a questo punto mi sa che abbiamo perso la Come tutti gli ascensori, ha problemi connessione di un ricezione. momento. Nel frattempo, forse Zoltan ci può far vedere lo schema di CMS, The Scheme of CMS Detectors. Oh. No, 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 they are back. They are back online. Ok. Ok, siamo scesi dall'ascensore. A questo punto, questa è la sala, diciamo, che sta davanti all'ascensore. Normalmente in tutti gli edifici, come sapete, dicono che se c'è un incendio o qualche emergenza non bisogna prendere l'ascensore. Invece a CMS, anche Atlas, eccetera, quando si scende nel tunnel dell'LHC, se succede qualunque cosa, bisogna andare verso l'ascensore. See the video of the people. Allora, qui It's potete back. vedere su questo poster le foto della costruzione di CMS. Questa era la caverna sotterranea vuota e poi piano piano hanno cominciato a calare tutti i detector. Quindi vedete, per esempio, la foto in basso a destra è il momento in cui hanno calato il calorimetro adronico. E qui ci sono altri poster che ci fanno vedere, diciamo, l'LHC, il tunnel, come abbiamo visto prima. E Dove siamo? Sì. qui è dove siamo. Noemi Mohamed, can you show the view of the pit from underground? Ok, up there. Ok, si vede un po' così così. Comunque, qui siamo a circa 100 metri sottoterra e come si vede, quelle sono le scale e qui di fianco, nella parte bianca, in questo bunker di cemento bianco a sinistra, c'è l'ascensore per scendere. Le scale vengono usate soltanto dai Sì. pompieri e insomma, in genere, qualunque cosa succeda, uno deve prendere l'ascensore. E il Ok? motivo è chiaro da questa immagine. E 100 metri sono circa approssimativamente 30 piani, quindi Ci vuole una richiede uno mezz'ora a sforzo, una piedi. prestanza Sì. notevole poter salire in cima a piedi. Ok.
Thank you. Ok, noi qui adesso ci troviamo in una caverna che è di fianco alla caverna sperimentale 10MS ed è la caverna cosiddetta di servizio dove c'è l'elettronica. Ci sono due piani, tutti pieni di elettronica, come state vedendo qui in queste immagini. Okay, in particolare questo qui è il piano dove c'è il readout e il trigger dei calorimetri. Queste fibre blu che vedete, azzurre, sono proprio il trigger dei calorimetri. Come vedete c'ha tante, tante, tante fibre, tanti cavi. La cosa più impressionante quando si scende giù è vedere la quantità di canali, di cavi che ci Ah, sì. sono. La domanda che mi fanno sempre tutti quando si fanno le visite è proprio: ma come fate a essere sicuri che non avete invertito due cavi? Beh, appunto, se dovesse succedere, diciamo, i sensori in superficie se ne dovrebbero accorgere e Beh, quindi sì. l'operatore può scendere a rimettere a posto i cavi. E in particolare non si è visto prima anche per un momento il pannello che con una serie di pulsanti rossi e una serie anche di chiavi, quello è il pannello anche della sicurezza di questo, della sicurezza che riguarda questi rack di elettronica, perché ovviamente l'elettronica genera molto calore e quindi ogni rack è dotato di un sistema di cooling, di raffreddamento. Ma in ogni caso, per qualsiasi guasto evenienza o cortocircuito, tutti i rack sono anche equipaggiati di un sistema di emissione di CO2 che appunto è un gas inerte che spegne eventuali fiamme o qualunque cosa, o appunto agisce in caso di cortocircuito e problemi simili. Questo vede anche diciamo, tutto il sistema di sensori di sicurezza che sono necessari per mantenere su una struttura così complessa. Quindi qui c'è il corridoio, a sinistra avete i rack con l'elettronica e alla destra avete tutti i computer che servono proprio per controllare questa elettronica. Quindi se parliamo per esempio dei computer del trigger, i computer dell'acquisizione dati, i computer anche del detector control system che permettono di accendere e spegnere le varie parti del detector. E poi proprio dell'elettronica. Ecco, queste parti rosse sono l'elettronica, per esempio, che serve per dare la tensione Della carta. sia al tracker sia ai muoni. Ok. Questo piano qui sono il tracker e i muoni. E come vedete sono dei rack ro rossi della CAEN. CAEN sta per Costruzioni Apparecchiature Elettroniche Nucleari ed è una ditta italiana che fornisce appunto l'elettronica a molti degli esperimenti dell'LHC. E appunto, se voi continuerete con il gruppo di Roma, diventerete esperti anche di questi sistemi di high voltage, perché uno dei compiti assegnati al gruppo di Roma è quello del mantenimento e della manutenzione e del controllo del sistema di high voltage di Eccal, che appunto il calorimetro elettromagnetico che abbiamo già citato e che con cui molti di voi saranno a contatto durante la tesi e i loro lavori. E uno dei compiti di Roma del gruppo di Roma è proprio quello di mantenere e controllare che tutti i canali di high voltage funzionano. E ovviamente, quindi questo implica anche il doverli accendere, spegnere, mantenere e controllare che siano ben calibrati e che in caso di guasti, uno di noi deve intervenire per poter sostituire la scheda o il canale guasto.
Ok, questa che stanno inquadrando adesso è l'elettronica del TDCS, sarebbe il sistema di clock di CMS. Noi siamo nel punto 5 dell'LHC e siamo molto vicini al punto successivo dove ci sono le cavità a radiofrequenza dell'LHC. Le cavità a radiofrequenza, come sapete, sono le cavità che servono per accelerare il fascio. Ovviamente le cavità sono ben sincronizzate con il passaggio delle particelle, perciò è il punto ideale per mandare il segnale di clock del passaggio delle particelle dalle cavità direttamente all'esperimento. E noi siamo molto vicini, perciò la fibra che va dalle cavità a radiofrequenza fino al CMS è relativamente corta, stiamo parlando di qualche chilometro di fibra. Però è corta e quindi il segnale ci arriva abbastanza pulito e corretto. Non è sensibile, per esempio, non so, alla temperatura del tunnel che farebbe allungare o accorciare la fibra, eccetera. Mentre invece Atlas, essendo dall'altra parte, fa un segnale che non è molto buono. E quindi noi prendiamo il clock dalle radiofrequenze, mentre Atlas invece ha un pick-up del fascio giusto da un lato della caverna per sapere quando le particelle passano e regola il suo clock sulla base del passaggio delle particelle. Ok, qui vediamo altra elettronica ancora. Stiamo facendo un bel tour. Sì. L'elettronica, diciamo, di DAC e di trigger ha dalla parte frontale, come vedete qui, delle fibre ottiche, no? Che vengono direttamente dal detector, mentre invece l'elettronica che serve per accendere o spegnere il detector, in genere c'ha sulla parte posteriore, non sulla parte frontale, dei cavi anche molto La parte pesanti e dei molto voltage, sì. grossi. Sì. E per esempio queste saranno tutte fibre che abbiamo visto fino adesso e poi nell'ultimo corridoio sulla sinistra, non ce lo fanno vedere, c'erano tutti i cavi. Ok, adesso possiamo scendere ulteriormente e ci ritroviamo in un tunnel che ci porta dalla caverna di servizio verso la caverna sperimentale. Qui sulla sinistra potete vedere un armadio dove ci sta tutte le diciamo. Dispositivi di protezione personali, Sì. e soprattutto la maschera, quella che vedete, diciamo, nelle immagini, sulla porta rossa, è l'uso della maschera ossigeno e appunto come deve essere indossata, e che è uno degli elementi fondamentali per la sicurezza CMS. E ci sono, e in generale all'LHC, e appunto occorre, è uno dei dispositivi per i quali bisogna avere un corso per poter utilizzare, per poter scendere nella caverna. E qui vediamo altri sistemi di sicurezza, e poi ci avviamo verso l'inizio del tunnel. Questo sarebbe al Questa di è là la di questa porta. porta, sì, che porta verso l'LHC. La zona sotterranea a CMS è divisa in due zone, una zona che è riservata alla caverna di CMS, quindi ai fisici di CMS, una zona invece da cui si accede con un altro ascensore che porta verso il tunnel dell'LHC. Quindi vanno i tecnici e gli ingegneri dell'LHC, per esempio, per riparare dei magneti o delle attrezzature dall'altra parte. Qualora qualcuno schiacciasse per sbaglio questa porta qui, mentre c'è il fascio viene interrotto immediatamente. E quando c'è il fascio, questa porta ha tutta una luce rossa intorno, appunto, che segnala che se si forza la porta per motivi di sicurezza, il fascio viene perso. Qui vedete una foto di com'è il tunnel dell'LHC dall'altra parte a grandezza naturale. Quindi se venite un giorno a visitare CMS vi potete mettere davanti a questo Ah poster e sì, fare la foto, come fanno tutti, che sembra che di siano essere nel dentro. tunnel.
Il tunnel è grande, più o meno come un tunnel della metropolitana, ci si può camminare sulla destra, invece sulla sinistra ci sono questi magneti che sono Magneti. lunghi 12 metri. Ok, qui vedete Una alcuni sezione. poster che mostrano come sono fatti i magneti dentro. Bene. Sì, e quanto appunto il fascio occupa solo una piccola sezione del magnete, come si vede da queste immagini, perché appunto è altamente focalizzato. Ci sono due tubi, uno che Sì. porta il fascio per così e l'altro porta il fascio per colà, e tutto intorno ai due tubi ci sono le bobine che servono per dare il campo magnetico ai due fasci. Ora, nella macchina che c'era prima, che era il LEP, Lep. i magneti erano dei magneti a temperatura ambiente e con un campo magnetico si potevano far curvare gli elettroni che andavano per così e i positroni che andavano per colà. Lo stesso campo Esatto. magnetico, se ci ragionate, è sufficiente, mentre invece qui abbiamo protoni e protoni dall'altra parte, quindi abbiamo bisogno di due campi magnetici in direzioni opposte, fortissimi, perché i protoni sono molto veloci e molto vicini devono essere, perciò abbiamo bisogno di questo magnete, che è veramente un gioiellino della tecnologia, che ha un campo magnetico fortissimo in due versi opposti e molto vicino, ed è ovviamente superconduttore. Infatti, appunto, opera a una temperatura di 1,9 Kelvin e appunto tenere un oggetto, molti oggetti in realtà lunghi 12 metri, così grandi, quella temperatura richiede appunto grandi tecniche di criogenia applicate a questi macchinari e anche una grande bolletta elettrica. Se vedete nel tunnel dell'LHC, quello che si vede praticamente è un magnete blu dietro l'altro. Questi sono Sì. praticamente i dipoli che servono per curvare le particelle e tenerle sull'orbita circolare. E soltanto in una piccola sezione dell'anello ci sono le cavità acceleranti che servono per dare Ah, l'accelerazione scusami se nel sbaglio, in giro. basso, quella che si vede nell'immagine in basso invece è la bombola di idrogeno da cui che fa partire tutto. Sì. Mohamed, can you go back to the poster, please? With the Yes. hydrogen? Ok. The bottom photo? Sì, appunto, Thank you. perché questa è la bombola di idrogeno dalla quale vengono estratti gli atomi di idrogeno, dalle quali poi appunto viene eliminato l'elettrone, e quindi a quel punto hai degli ioni che non sono nient'altro che appunto protoni e subiscono questa prima fase di accelerazione lineare, prima di essere mandati in tutti gli stati di accelerazione secondari che poi li porteranno all'immissione finale, all'iniezione finale nell'LHC. Ok, thank you. Ok, adesso qui c'è un'altra porta di controllo, perché fino a questo momento eravamo nella caverna di servizio di CMS. Per entrare nella caverna sperimentale di CMS ci vogliono altri dispositivi di sicurezza e soprattutto ci vuole il permesso, bisogna essere autorizzati. Quindi adesso bisognerà di nuovo scannare il proprio Sì, badge, il bag. diciamo, e passare di nuovo dentro al controllo dell'iride. Il sistema di accesso qui nella control room, per esempio, ci dirà che dentro la caverna ci sono due persone e chi sono queste due persone. Così alla fine della giornata possiamo sapere se qualcuno è ancora giù e insomma Esatto. andare a controllare se succede qualcosa, eccetera. Non Anche questo rientra negli obblighi dimenticare del Bruno, technical attenzione. shifter. Ah sì, ora vedete, Mohamed è entrato ed è subito uscito perché anche queste porte sono dotate di sensori di sicurezza che verificano il passaggio delle persone e soprattutto che appunto passi una persona sola per volta.
E quindi se uno ha uno zaino oppure come nel caso di Mohamed una telecamera, è diciamo difficile entrare nella stanza, nella camera diciamo al primo colpo, perché magari la porta registra il passaggio come se di due persone contemporaneamente, erroneamente. E poi si passa quindi poi il controllo della biometria, quindi dell'iride, e si può andare avanti. Come vedete, il controllo dell'iride è abbastanza veloce. Sì. Qui si scende nel tunnel che ci porta poi alla caverna sperimentale. Questa porta qui gialla che vedete è la porta che dà accesso alla caverna sperimentale, molto pesante perché la caverna è pressurizzata. Siamo a livello meno 3, giusto? Quindi nel punto più o Meno meno uno, 2. due, sì, siamo a Ok, metà meno della 2, caverna ancora almeno circa. 2. Qui potete vedere la caverna di CMS. Finalmente CMS. Ok, allora CMS è costituito da varie ruote. Come sapete, c'è una ruota centrale che supporta il magnete. Poi ci sono altre due ruote da ciascun lato centrali che si vanno a mettere intorno al magnete, che fanno un po' da anello, e poi ci sono gli handcap. Questa che vediamo adesso è la prima ruota degli handcap, che ha Esatto. quindi i calorimetri adronico ed elettromagnetico, che vanno a chiudersi, a chiudere il barrel in avanti. Quello che vedete sono tutte le camere per i muoni, qui in questo color rame, diciamo, che sono disposte un po' come dei petali di una margherita, così. Poi più internamente le parti dei calorimetri che formano gli handcap, che sono proprio come dei tappi che vanno a chiudere i CMS. Cioè, ho la fortuna appunto di, cioè in questo periodo appunto in cui le visite diciamo non sono possibili, però si può scendere appunto e si fare una visita virtuale di questo tipo, si possono vedere appunto queste ruote aperte e distanziate. Mentre altrimenti durante la presa d'ate queste ruote vengono fatte scorrere usando appunto questi supporti verdi che vedete e vengono compattate fino a chiudere ermeticamente il detector. E diciamo la parte Ok, una. ogni ruota c'ha solidale con la ruota la sua elettronica che vedete in questi rack verdi che sono inquadrati adesso. Che vuol dire che insieme alla ruota scorre tutta la sua elettronica. In alto vedete il soffitto della caverna e si dovrebbe vedere anche proprio il pozzo grande della caverna. Per accedere alla caverna di CMS ci sono due pozzi, infatti, un pozzo e il pozzo grande, che sarebbe quello da cui sono state calate tutte le ruote di CMS, e l'altro pozzo è il pozzo piccolo, quello che dà accesso alla Quello caverna di dell'ascensore. servizio, dove c'è anche l'ascensore e le scale che abbiamo visto prima. Ricordo che una delle parti più, diciamo, più belle del video di montaggio di CMS che si vede è proprio quella della discesa di queste ruote all'interno del pozzo, perché appunto sono ruote che pesano svariate centinaia o anche migliaia di tonnellate. E sono state calate interamente, quindi non sono state montate all'interno della caverna, ma sono state calate interamente all'interno della caverna dal pozzo principale e con diciamo una decina di centimetri di spazio per lato. Quindi queste ruote molto pesanti, incredibilmente pesanti, venivano fatte scendere. E con un moto che doveva essere totalmente verticale, senza nessuna oscillazione, perché anche un'oscillazione di pochi centimetri avrebbe portato la ruota a strisciare contro il margine del pozzo.
Ok, qui vedete la parte centrale di CMS, quindi la parte tonda che vedete è la parte esterna del magnete. Dentro c'è una specie di gabbia gialla e verde. La gabbia gialla e verde è un'impalcatura che serve per salire dentro la parte centrale di CMS per fare la manutenzione, quindi per il tracker, i pixel o i calorimetri. E normalmente viene tolta poi e la parte, diciamo, dell'endcap si va a infilare proprio lì. Qui vedete tutte le varie ruote, quindi con la loro elettronica, Sono compattate e attaccate l'una che ci all'altra. stiamo utilizzando dall'altra parte dove c'è l'altro lato, quindi l'altro endcap e un altro lato del barrel. Appunto notoriamente si chiamano più e meno. E durante questo shutdown di 2 anni, CMS ha fatto manutenzione, diciamo, sia alla parte dei pixel, quindi sono stati estratti dal tracciatore interno i detector a pixel per aggiustarli e riparare il layer 1 che aveva un'elettronica difettosa, e poi sono state diciamo, sostituita tutta l'elettronica delle camere per i muoni degli endcap. Come gli endcap sono fatti di vari dischi, diciamo, i tecnici hanno dovuto prima spostare una ruota in avanti, accedere quelle le camere di un disco, poi spostare un'altra, e non c'è molto spazio, come vedete, nella caverna. Quindi ogni volta bisognava spostare le ruote e avere sufficiente spazio tra una ruota e l'altra per poterci entrare almeno con uno di quei ponti, Sì, un quindi cestello. quei cestelli elevatori. Ecco, non so se si vedono lì in basso, per esempio ce n'è uno giallo. Mohamed, can you show the bottom of the cavern there, down there? I mean, go down to X1. Ok. Questo è l'altro lato della caverna e qui vedete queste specie di porte arancioni, sono delle porte scorrevoli che si vengono a chiudere intorno al tubo del fascio e servono per proteggere la caverna dalle radiazioni dell'LHC, in modo da avere, diciamo, un livello basso di radiazioni dentro la caverna per evitare di avere rumore nelle camere per i muoni esterne. Vedete il bordo della caverna, sulla quale ovviamente ci sono quantità di cavi. Penso di non essere mai stato in questo posto, quindi no. Ah, ok. Dal corridoio eravamo Ok. arrivati circa a metà altezza della caverna, ma la caverna corrisponde a 5 piani di scale, quindi eravamo circa al secondo piano. Qui siamo in alto. Vedete il soffitto della caverna e questo è il sopra di CMS, quindi le ruote le vediamo in basso. Ecco, da questa inquadratura che è molto bella si vede come poggiano per terra le ruote di CMS che poggiano su dei piedi arancioni. I piedi si sollevano con l'aria compressa e questo permette di sollevare leggermente le ruote e spostarle avanti e indietro nella caverna. Questo è il soffitto della caverna e si vede il pozzo grande da cui sono state calate, le ruote. Approssimativamente sono della stessa dimensione proprio. La cosa rossa Sì. che vedete lì è un dispositivo che serve per gettare nella caverna una specie di schiuma. Ok. Qualora ci fosse un incendio, non ci fosse altro metodo per salvare CMS, abbiamo a disposizione un sistema che può riempire la caverna di schiuma, una specie di schiuma di bolle di sapone, insomma, che è Quella inerte e iniziale. serve per salvare in qualche modo l'elettronica, però è proprio una last resort, ecco. All'inizio, quando la caverna era tutta vuota, è
stato testato questo sistema Ha funzionato e da e si allora è non è visto che stato più effettivamente si usato. poteva riempire tutta la caverna di schiuma. Ecco, qui si vede meglio l'inquadratura delle porte che dicevi, giusto? Lo shield, sì, Sì, lo shield. in avanti, che serve per appunto schermare il cubo del fascio e diminuire il livello di radiazioni nella caverna. Sotto quelle parti gialle è una specie di garage dove viene chiuso nei periodi di shutdown il calorimetro adronico in avanti, si chiama HF in gergo. Proprio perché è leggermente radioattivo e quindi conviene per abbassare il livello di radiazioni nella caverna, dato che appunto ci sono molte persone che vanno a lavorare a fare manutenzione, si può chiudere dentro il garage, quindi nelle porte gialle, e si può accedere alla caverna tranquillamente. Questi grossi tuboni che vedete sulla destra portano all'interno c'hanno i tubi di ventilazione, ma anche i tubi dell'acqua, di raffreddamento, dei detector, eccetera. Vedete sulla destra. Adesso stiamo scendendo. Avete domande? Ah sì, se avete delle domande potete farle anche cliccando sulla sezione Q&A o DER, non so, a seconda che abbiate settato in italiano o in inglese il player di Zoom. E quindi lì potete fare appunto le domande piuttosto che nella chat, dove potremmo essere più lenti a rispondere. Ok, questa che vedete adesso è la ruota più esterna di CMS, quindi dal lato da dove arriva il fascio, e vedete il tubo del fascio e questa impalcatura blu che c'è sotto, che serve appunto per accedere a questa zona, normalmente non c'è, serve soltanto diciamo per i tecnici per poter arrivare, accedere da tutte le parti e riparare eventualmente le varie cose. Possiamo continuare. Qui siamo sul lato, diciamo, della caverna che dà verso l'LHC. Ecco, qui potete vedere per giù i piedi arancioni di cui è dotata ciascuna delle ruote di CMS. I piedi sono dei piedi pneumatici, quindi si può collegare il tubo dell'aria compressa, Andare. che leggermente sollevano ciascuna ruota e ci permettono di spostarla avanti e indietro nella caverna. Muhammad, could you please go down to X1? Adesso. Going to do that now. Ok, quello che vedete lì a destra sono anche delle specie di catene su cui sono attaccati tutti i cavi delle varie ruote, perché dovendosi spostare avanti e indietro le ruote, si devono spostare ovviamente con tutti i loro cavi attaccati, e quindi ci sono delle specie di catene che fanno questo lavoro e serve per spostare avanti e indietro la ruota con tutti i suoi cavi. Quindi dare più cavo se necessario oppure ritirarlo, riavvolgerlo nel caso in cui non serva.
ora stiamo andando al livello proprio più basso della caverna. Basso raggiungibile. Eccoci, adesso si vedono bene i piedi arancioni, i piedi pneumatici, e adesso camminiamo sotto le ruote di CMS di lato, quindi si vedono bene sia tutti i cavi, sia questi piedi speciali di supporto che vedete qui sono per la prima ruota degli NCAP, che siccome ha la protuberanza dei calorimetri in avanti, il suo baricentro un po' spostato in avanti ha bisogno di questi piedi speciali in avanti, questi pistoni. Li Yes. Walmart, could you vedete? please show the orange feet? Sorry, say it again. The orange feet, could you please show? Ok. Sì, ora vediamo Just in front of l'inquadratura you. migliore del Ok, passamento. ora ce li This vediamo. is. Ok, adesso come vedete il ferro, la parte rossa di CMS è ferro, ok, fatta di Magnetizzato. ferro, e è magnetizzato. Anche se in questo momento il campo magnetico di CMS è spento, il ferro che serve per chiudere il campo magnetico di CMS rimane un pochino magnetizzato. Perciò appoggiando qualche Graffetta, sì. graffetta si Questo attacca. interessante. Ok, per terra vedete quindi il sistema pneumatico per la movimentazione, quelle cose arancioni che sono lì sotto. Potrebbe rimanere magnetizzato anche per anni, tranquillamente. Una bellissima vista da sotto dei calorimetri. Qui vediamo invece la parte barrel, i primi due anelli del barrel che hanno la forma un po' così come una ciambella e il magnete si va a infilare proprio in mezzo, così. E come vedete ci sono tre parti rosse, quindi di ferro, e quattro strati di camere per i muoni nella parte esterna, che sono queste camere argentate che sono in mezzo, diciamo, agli strati di ferro rosso. Quindi per ogni muone che esce, viene prodotto al centro di CMS, rilascerà i suoi segnali nei quattro layer delle camere del barrel. Quindi abbiamo una leggera ridondanza nel caso appunto una camera non funzioni, ce ne sono E anche comunque tre per per poter avere i tre disegnare la punti. traccia nella parte esterna del detector. Ok, il campo magnetico di CMS, come sapete, fa 3,8 Tesla sull'asse. Se qualcuno di voi ha fatto mai una risonanza magnetica nucleare, diciamo, gli apparecchi medici fanno un Tesla e mezzo, così, più avanzati fanno un pochino di più, ma insomma, e comunque sono piccoli così. Sì. Ecco. Qui invece parliamo di un magnete di diametro di 6 metri, e che fa 3,8 Tesla sull'asse. Nella parte centrale del campo del CMS il campo magnetico va in un certo verso, nella parte esterna, fuori dalla bobina, diciamo, dove nelle camere per i muoni, il magnete fa un campo magnetico nell'altro verso. Ok, quindi i muoni uscendo da CMS nella parte centrale dove c'è il tracciatore curvano in un verso, nella parte esterna fuori dal magnete curvano nell'altro verso. È per questo che nel logo di CMS ci sono quelle specie di onde, non so se avete mai visto nel Sì, che logo di CMS, cambiano curvatura appunto negli ultimi rappresentano, strati. sì. Ecco, questa azzurra che vedete è proprio una delle nacelle, cioè dei ponti elevatori, diciamo, che servono per fare i lavori aerei, quindi per accedere, per esempio, tutte le camere dei muoni che sono state riparate in questi anni. Ecco, questo è il sistema di movimentazione delle ruote che possiamo ben vedere.
che si collega appunto all'area compressa, come avevamo detto prima. E questi sono altri carrelli elevatori che ci servono per accedere alle varie zone. Oh, questa cosa che sembra una seggiovia, in realtà è una bobina dove c'è un cavo di acciaio che serve per tirare avanti e indietro le ruote di CMS. Quindi le ruote vengono leggermente alzate con l'aria compressa, poi vengono agganciate a questo sistema di tiranti che servono per spostarle avanti e indietro nella caverna. La cosa è abbastanza lunga perché, diciamo, dal momento in cui si spegne il fascio, per avere CMS aperto e poter accedere la zona centrale, quindi il tracciatore e i calorimetri, ci vuole almeno un mese. Ecco, quindi, per esempio, nello shutdown tra il 2017 e il 2018, che avevamo dei problemi ai pixel, avevamo giusto due mesi e mezzo, abbiamo potuto aprire CMS, estrarre, riparare velocissimamente durante le vacanze di Natale quello che era possibile, rimettere tutto dentro e chiudere. Ecco, non si riesce a fare di più. Avete domande, ragazzi? Non vedo le domande. I don't see any. Muhammad and Naomi can come up. Huh? They can come up from yes, the comments. Yes. Okay, questi che vedete sono tutte le camere per i muoni. Ognuna delle camere ha la sua numerazione, ovviamente c'ha la sua, diciamo, il suo cavo di alimentazione, le fibre che portano i segnali fuori verso la caverna di servizio. C'è il raffreddamento e c'è il gas, ovviamente. Quindi ogni camera ha svariati tubi e cavi che arrivano. Ok, e questa è la prima ruota dell'ENCAP, che quindi le camere per i muoni sono disposte tutte così come sì, hanno una forma tipo a tronco di piramide per poter essere inserite in questa maniera nell'ENCAP, e appunto c'è una geometria completamente diversa nell'ENCAP rispetto a quella del barrel, e questo vale penso per tutti i sottodetector che operano, perché appunto la parte cilindrica è tassellabile in un certo modo, mentre invece i due dischi dell'ENCAP sono tassellati in una maniera completamente diversa, e questo per chi di voi avrà più dimestichezza poi con Ecal sarà anche particolarmente evidente. Sì, e poi in futuro le ruote dell'ENCAP sono la parte del detector che verrà completamente sostituita dopo il RAN 3. Mentre invece molte parti del barrel verranno, almeno per quanto riguarda i calorimetri, verranno riutilizzate. Il tracciatore appunto è stato già subito un upgrade. Mentre invece appunto queste parti verranno completamente sostituite da nuovi detector. I think we got the first question. Ah. Okay. How long does it take to empty a hydrogen bottle? How long does it take to empty a hydrogen bottle during standard operation? I think it's more than 1 year. Yeah, we can just simply calculate. So we have 100 billions, so 10 to the 11 protons in one bunch. We have maximum, let's say 3,000, 2,080 something, so 3,000 in one direction, 3,000 in the other direction. So it's 6 times 10 to the 3 times 1 times 10 to the 11. So this is 6 times 10 to the 14 times 3 a day, probably. Yeah, times 200 maximum. Yeah, exactly. So we are at 10 to the
14, 10 to, let's say 10 to the 16 per day protons, okay. And the Avogadro number is 6 times 10 to the 23. So wait, this is, okay. Yeah, exactly. So this hydrogen consumption is not the leading yes. expense of the LHC. Sì, infatti but... io quello che so è che in realtà la bottiglia non è mai stata consumata. No, con l'LHC, però viene comunque cambiata ogni tanto, penso sì. Forse per qualche leak o qualche cosa del genere, insomma, viene consumata comunque. Sì, ora purtroppo non ricordo esattamente il numero, però mi pare che la quantità di idrogeno accelerata si misuri in grammi, quindi non è una... nell'arco appunto di tutta la vita attuale di LHC, quindi non è una quantità enorme perché appunto c'è il numero di Avogadro di mezzo. Ok, quindi sì, qui siamo nel tunnel che dal pavimento, diciamo, della caverna ci porta alla caverna di servizio. Quindi di nuovo c'è da passare la porta di sicurezza. Sì. A questo punto la porta di sicurezza ci lascia passare e registra che siamo usciti. Quindi il sistema degli accessi sa che non siamo più nella caverna. Okay. Sono Amy, che esce. Oh, li abbiamo persi, ok. Ok, l'ascensore. Siamo già nel vano. Yeah, it will take a while. Sì. Okay. Can you show us the slides, perhaps? Which okay. one? This one? One, yes. Yes. Okay, nel frattempo che Noemi prende l'ascensore con Mohamed, noi intanto vediamo i detector di CMS, quindi come spiegavamo prima abbiamo nella parte centrale il tracciatore, quindi con tutti i suoi layer di silicio e poi successivamente ci sono i cristalli del calorimetro elettromagnetico, sono lì dove c'è il mouse, poi c'è il calorimetro adronico, che è questa parte qua, mostrata adesso dal mouse. Poi c'è il magnete, quindi la bobina del magnete superconduttore. Esternamente ci sono le camere per i muoni, quindi il ferro alternato con le camere per i muoni. Quindi, come vedete, una particella, per esempio, neutra, non lascia segnale nel tracciatore, e se è un fotone, per esempio, si fermerà nel calorimetro elettromagnetico. Una particella neutra come, per esempio, un neutrone andrà dritto perché non è sensibile al campo magnetico, rilascerà forse un pochino di segnale nei cristalli, ma insomma rilascerà la maggior parte della sua energia nel calorimetro adronico. Invece delle particelle cariche, come per esempio un elettrone, curvano nel campo magnetico, fanno una bella traccia curva nel tracciatore e si fermano nel calorimetro elettromagnetico. Un protone invece fa una traccia curva e poi si ferma nel calorimetro adronico. Rimane l'ultimo, che è il muone, che come dicevamo prima curva in un verso nella parte centrale del detector, perché il campo magnetico è in un verso, curva nell'altro verso, nella parte esterna, dove ci sono le camere per i muoni, e lascia sia una traccia nel tracciatore, sia una traccia poi nelle camere per i muoni. Il programma di ricostruzione di CMS fa combaciare queste due tracce e fa un fit globale alla traccia per ricostruire l'impulso correttamente. Però la parte fondamentale che misura l'impulso per i muoni da noi è il tracciatore, che ha una precisione
eccezionale per via del campo magnetico così forte. Ecco. E poi appunto i muoni, questa onda con una doppia curvatura rende, diciamo, i muoni una traccia pulitissima, e una delle più facili, insomma, da individuare e da ricostruire. Ok, ritorniamo sulla telecamera. Let's go back to. Ok. Can you show the wall, please? Ok. The other one. The other one, Sorry. yeah. With the photos. Muhammad. We are back, please. Hello, Muhammad. Hanno dei difficoltà a sentirci. Ok, adesso ci sta facendo vedere il filmato della costruzione di CMS, quindi naturalmente è velocizzato e qui potete vedere come si muovono le ruote, però in maniera velocizzata, ecco. Diversi giorni quindi compressi in un filmato. CMS dovrebbe ben presto cambiare il meccanismo di spostamento delle ruote per velocizzare un po' questa operazione, ma certo non andrà mai a questa velocità di questo filmato perché comunque sono fragili e vanno comunque movimentate lentamente. Ok, can you show the wall with the photo, please? Thank Ah, you. ok. Ok, Eccoci. da questa parte vedete un poster che è fatto con le foto di tutti gli scienziati di CMS. Praticamente tanto tempo fa, ad una festa di Natale di CMS, è stato chiesto agli uomini di fare una foto su un fondo grigio e alle donne di fare una foto su un fondo bianco. E quindi, facendo il collage di tutte le foto, hanno composto la scritta CMS, che potete vedere qui. Ecco, le ragazze siamo circa il 20% di CMS. Che è più o meno anche la media del CERN in generale, purtroppo. Nonostante comunque ci siano molti, l'ufficio appunto delle risorse umane, comunque è molto attivo nella promozione di attività che appunto permettano di includere, di cercare di diminuire questo gap. Ok, thank you. Ok, adesso stanno tornando. Ok, e siamo benissimo. Grazie, grazie per l'attenzione. Non so se avete qualche domanda, c'era solo. Vediamo. No? Ok. Grazie. Allora ringraziamo Zoltan, Noemi e Mohamed Mohamed. che ci hanno fatto visitare CMS. Venite, can you come Sì. here? Ok. Thank you very much. Sì. Ok, ciao. Ciao, ciao. Ciao a Ciao, tutti. ciao. Ciao. Zoltan, can I...